Buongiorno. In un precedente intervento mi sono soffermato sulla posizione gnoseologica dell'arte, cioè in che misura l'arte contiene informazione culturale, in quale misura l'arte trasmette sapere. Credo che soffermarci su questo punto sia abbastanza importante per maturare una coscienza critica nell'osservare le opere che appaiono esposte, presentate, e leggere gli argomenti che vengono usati per giustificarle. Ora, se dalla posizione gnoseologica passiamo al contenuto di esperienza, cioè le avanguardie sono nate con la intenzione di sovvertire l'epistemologia dell'arte. Ora, per sovvertire un'epistemologia, per sovvertire una qualche idea, un qualche concetto, un qualche procedere empirico, o si fa terra bruciata, quindi l'abolizione dell'epistemologia dovrebbe coincidere con il cessare dal produrre arte, il che sarebbe impensabile, visto che gli artisti continuano a produrre. Quindi si deve supporre che le avanguardie abbiano voluto dare un'impronta di, come dire, di sperimentale, proporre qualcosa di nuovo, proporre qualcosa, un esperimento, un'esperienza che abbia un significato di progresso vero nei confronti dell'arte. Ora, questo risultato come lo si ottiene, come lo si è ottenuto, potremmo dire? Ecco, qui l'argomento si fa abbastanza poco comprensibile, perché se noi esaminiamo la grande maggioranza delle opere d'avanguardia, cioè potremmo pensare alla Venere degli stracci di Pistoletto, piuttosto che alle putrelle d'acciaio intercalate da stracci di Cunellis, potremmo fare moltissimi esempi. Ora, in cosa consisterebbe la sperimentazione di queste opere? In cosa consisterebbe il contenuto concettuale di un'esperienza progressiva, cioè un'esperienza che voglio portare avanti? Ecco, guardando queste come molte altre opere, senza arrivare agli eccessi di Manzoni o agli recenti eccessi di cui abbiamo già parlato, ma rimanendo in quello che ormai si può considerare un classico, perché Pistoletto, Cunelli sono stati archiviati come dei classici, come dei padri delle avanguardie, hanno acquisito nella storia dell'arte una certa rilevanza. Però non si è chiarito bene il contenuto sperimentale, in cosa è consistito, cioè guardando le opere. Io mi sono soffermato personalmente a lungo di fronte a quest'opera di Cunellis, una serie di putrelle esposte e con degli stracci che intercalavano tra una putrella e l'altra. Il titolo era Il Nuovo Rinascimento, qualcosa del genere, credo che sia stata messa anche sul portale Arte Futura. E però non sono riuscito a capire, intanto, l'aggancio al Rinascimento, e questo sia, eravamo francamente molto, molto distanti da rappresentare, da trovare un punto di richiamo
in qualche misura al Rinascimento. Cioè io francamente confesso candidamente di non aver trovato nessun aggancio, ma poi anche proprio soltanto il significato dell'opera. Quale significato poteva avere? Cosa poteva rappresentare? Esteticamente non era certo una gradevole, perché delle putrelle con stracci non sono sicuramente una visione elegiaca, una visione che incanta. E il contenuto concettuale intanto aveva questa ricaduta sempre, che ha l'avanguardia, nel bisogno di una narrazione, perché così come io non l'ho capita, pur ammettendo i miei limiti, credo che pochissimi vedendola abbiano non dico trovato l'aggancio col Rinascimento, cioè io poi non posso immaginarlo, però tutto è possibile, ma anche solo trovare un significato. Cioè discorso analogo può essere fatto per molte altre produzioni artistiche. Per esempio, se noi guardiamo quella sorta di nani da giardino che sono le opere di Jeff Koop, queste immagini disneyliane, eccetera, e qui è chiaro che sono leggibilissime, questo non ci piove, però ho difficoltà a immaginare il contenuto culturale di queste immagini e ho difficoltà ad apprezzarne anche la valenza estetica, perché i nani da giardino possono piacere, infatti piacciono, ci sono quelli che li mettono nei propri giardini, ma non credo che le abbiano mai considerate dei capolavori prima che Jeff Koop facesse questo tipo di interventi. Quindi, ecco, il problema che i critici dovrebbero porsi se vogliono parlare di certe opere, come per esempio quest'artista che dissemina le città sculture di mucche, mucche e basta, cioè senza particolari riferimenti. E quindi, ecco, i critici dovrebbero provare a chiarire. Cosa succede? Succede questo, che quando si legge la critica, diciamo critica, che non è esattamente il termine corretto, d'arte, quasi mai i critici entrano nello specifico, entrano all'interno dell'opera e ne chiariscono il significato di per sé. Non basta collocare l'opera in un contesto sociale assumendo in modo apodittico che quell'opera costituisca una rottura o cose di questo genere. Perché, come abbiamo detto infinite volte, la provocazione che può essere rappresentata da un'opera è solo uno degli aspetti. La provocazione può essere accettata, ma deve avere anche un contenuto. Per fare un esempio grande, no? Per fare un esempio significativo, quando il Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dette impulso alla sua pittura barocca ed usò certe forme collocando nelle sue opere determinati personaggi che fino allora venivano esclusi, o dando delle forme, angolazioni particolari ai personaggi con un'iconologia piuttosto complessa. Quindi qui ci troviamo di fronte a dei veri capolavori che consistono sia nella pittura in sé, nella capacità di rappresentazione di una scena, di un'immagine, quindi conta anche l'uso del pennello, le pennellate, il colore, come vengono date queste pennellate, la capacità di creare dei chiaroscuri, di dar significati a dettagli del quadro. Qui è chiaro, c'era una provocazione, ripeto, perché all'epoca certi personaggi, nel modo come venivano rappresentati, era di per sé provocatorio, ma c'era anche la tecnica, c'era anche la capacità di creare un qualcosa che fosse suggestivo, che fosse interessante.
Ora, cercare qualcosa del genere, lontanamente simile, nelle putrelle d'acciaio intercalata da stracci, credo sia un'impresa disperata, non ardua, proprio disperata. Così come con la Venere degli stracci, cosa fa Pistoletto? Raccoglie un certo numero di stracci per creare un cumulo e poi in gipsoteca prende una di quelle statue di gesso che vengono prodotte in serie e la mette lì. E questo è quanto. Ora, sicuramente è una provocazione, sicuramente può essere un'idea divertente, ma ritorno a dire in cosa sta l'esperimento. L'esperimento, se era soltanto provocazione, sfonda porte aperte, perché come abbiamo detto e come chiunque può constatare, la provocazione ormai non funziona più. In una società in cui tutto è lecito, tutto è accettato, provocare diventa piuttosto difficile. Noi vediamo infatti poi gli estremi a cui sono arrivati attrezzi con il letto sfatto dopo una notte di sesso, le opere di Cindy Sherman con le vagine dilatate, le opere di Kiki Smith con le donne a carponi defecanti. Quindi qui andiamo avanti per provocazioni, ma in tutti questi casi l'oggetto della provocazione è semplicemente sgradevole. Quindi non trasmette nessun tipo di informazione, perché non dimentichiamo mai che l'arte, essendo un linguaggio, dovrebbe comunicare, trasmettere qualcosa. Quindi cosa trasmette? Trasmette un certo disgusto in qualche caso. Cioè, le donne carponi di Kiki Smith defecanti, certo non sono una bella cosa da vedere o da immaginare. Però questa cosa è una cultura che viene accettata. Kiki Smith recentemente è stata ospite di una fondazione, la Fondazione Ferrero di Alba in Piemonte. Quindi anche questo ormai è una classica, è un'artista classica, come Cindy Sherman. Questa anche ormai è diventata, per non parlare poi degli happening di Marina Abramovic. Addirittura Marina Abramovic è in cattedra e fa delle mostre, mi pare il Palazzo degli Uffizi, un anno fa, qualcosa del genere. Ecco, quindi perché cito queste cose a caso? Cioè, ha un senso, perché chiaramente questa inadeguatezza dell'arte, del produrre arte, purtroppo dilaga. Quindi da un punto di vista del mercato si attua la teoria di Griezmann: la moneta cattiva scaccia quella buona, quindi occupa gli spazi, va alle aste, acquista valore monetario. Dall'altro condiziona la produzione successiva, cioè i giovani che hanno come riferimento questi artisti che ho citato ed altri, è chiaro che non sono indirizzati a creare, cioè non hanno in mente, non dico il Caravaggio, ma diciamo anche solo The Pieces. Ecco. E qui entra in gioco l'altro aspetto che io trovo francamente ridicolo, e cioè l'idea che l'arte debba necessariamente seguire il progresso, che l'arte debba necessariamente progredire, debba usare degli strumenti diversi da quelli classici di sempre. Io non sono convinto che questo sia un qualcosa di corretto, perché l'arte per definizione produce un qualcosa, cioè la creazione dell'artista si colloca in una realtà che nel momento in cui rappresenta la trasfigura. Quindi ha un tipo di informazione, potremmo fare, per fare un esempio, le opere di Boldini, di De Pisi, di tanti altri, rappresentavano un'epoca. Quindi De Nittis, quando noi vediamo queste opere, abbiamo quale tipo di informazione? Abbiamo per esempio l'informazione dei costumi, abbiamo l'informazione di una certa atmosfera, di un certo ambiente, oltre la gradevolezza dell'oggetto in sé, dell'oggetto quadro, dell'oggetto rappresentato.
E quindi ha una valenza questo lavoro. La vendere degli stracci, premesso che tra l'altro c'è anche un altro aspetto che viene sottovalutato, anzi viene ignorato. Questo avviene anche per esempio per gli Glodi di Mario Merz. Questa vendere degli stracci viene realizzata di volta in volta, cioè il concetto di utilizzare questo sistema per rappresentare un'immagine più o meno iconoclasta, più o meno contraddittoria, viene fatto di volta in volta, perché non esiste. Se in un museo viene collocata, resta lì ovviamente, ma se si vuole, come si fa con le opere normali, ordinarie, trasferirle da una galleria, da un museo all'altro, eccetera, devi rifare il lavoro. Quindi c'è anche questa sorta di incongruenza, se vogliamo, no? Perché viene realizzata con stracci diversi, magari anche con una statua presa in biblioteca diversa. E quindi cos'è? Non è più quell'opera, è un'altra opera. E quindi è un multiplo. E quindi a questo punto qual è il significato? Vale anche, dicevo, per gli Glodi di Merz, che ormai vengono realizzati con tutti i materiali, in tutte le forme. Va precisato, no, non credo sia necessario, ma per non lasciare adito a confusione, gli Glodi non ha inventato Mario Merz, è una struttura abitativa degli eschimesi. No, nel ghiaccio, sono fatti di solito, questi glossi sono fatti di ghiaccio. Ecco, quindi ecco, questa confusione scenica, questa confusione semantica del linguaggio dell'arte, questa assenza di valore estetico, eccetera, ecco, crea un vuoto che è colmato da una narrazione che si sovrappone alle opere. Ma la narrazione non modifica le opere in quanto tali, né attribuisce alle opere un significato. Quindi ci troviamo a una sorta di cesura tra narrazione e opera che viene colmata da parole. E questo credo che sia un grande problema per l'evolversi. Se l'arte continua, prima o poi ci sarà qualcuno che pone seriamente questo problema, e quindi probabilmente succederà quello che succede spesso: alla fine sarà una testimonianza di un'epoca, sarà la testimonianza di un passaggio dell'arte, e quindi assumerà un valore storico. Questo è probabile che avvenga in futuro, ma anche in questo caso, cioè, non è una grande rappresentazione di valore dell'arte del periodo in cui queste opere sono state realizzate. E quindi ecco che ci troviamo comunque di fronte a un vulnus dell'idea di arte, di quello che è rappresentato sotto il sostantivo arte. E non viene molto considerato perché, come diciamo ogni volta, in questo mare magnum di confusione, di comunicazione, di mercato, eccetera, basta suscitare clamore intorno a un personaggio, intorno a delle opere, e questo basta renderlo noto e quindi appetibile con tutto il meccanismo che si mette in moto. Mi fermo qui. Lascio a voi queste mie considerazioni sull'arte, per quello che valgono, e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.